Ok. Allora, qui devo andare dov'è che sta la torre? Quella? Sì, mi sa che questa è la torre. Ok, sì, che prima non mi ci faceva andare. Quello devo ammazzare. GG assassino. No. Come faccio ad andare là sopra? Yeah.
No, si è scaricato pure sto accendino. Che gioia. Se mi butto, mamma mia, sono proprio grande. Oh cazzo, sono grande. Sono un grande pirla. Vabbè, il tipo è morto lì, no? Ok. Noi siamo i boss, non conosciamo la paura. Abbattilo, Paolo, e stai aspettando. Noi siamo i boss, non conosciamo la paura. Non ho più voglia di combattere per quegli idioti dei Forgia. Complimenti ai miei assassini che non hanno fatto niente. Non si guardavano. Bravi. Cosa fa? Fatelo inciampare! Fatemelo scappare! È morto Zaccaria, speriamo che era di livello basso. Se è morto uno di livello alto, mi dispiace.
I Borgia la stanno stuprando. Quando le darra si aprisse e risucchiasse tutti gli scagnozzi dei Borgia fino all'inferno. Quanto darei per... Solo le fusioni! Senza offesa, ma non credevo aveste il denaro. Attenzione! Questo lunedì aprirò la mia galleria privata al pubblico. Il meglio a portata di mano! Avanti! Inutile resistere! Qualche malanno vi affligge, amico? Ciao Manu, e l'ho finito, cioè quasi finito del tutto al 100%. Odyssey. È per questo che nell'attesa di Valhalla sto giocando a questi. L'assassino farebbe comodo. La liberazione di Roma è iniziata. Grazie mille, ci è mancato poco. Ma qui non sopravviverei neanche un giorno, temo. Potete aiutarmi? Lotterei con piacere per voi. Comunque devo fare anche questa torre. Questo punto ci sta bene.
La liberazione di Roma è iniziata. Grazie, porcia bastardi. Ma voi li contrastate e lottate in maniera impressionante. Potreste insegnarmi la vostra arte. Se non scendi diventerai un puntaspilli! Pressatelo da ogni parte, ragazzi! Noi siamo i Borgia, non conosciamo la paura! Pressatelo da ogni parte, ragazzi! Noi siamo i Borgia, non conosciamo la paura! Abbattilo, Paolo! Che stai aspettando? Pressatelo da ogni parte, ragazzi! Fatelo inciampare! Sta scappando! Pressatelo da ogni parte, ragazzi! Abbattilo, Paolo! Che stai aspettando? Noi siamo in porta! Non conosciamo la paura! Cioè, sono rimasti qua fermi. Sono vicino alla fine, fratello! Vabbè, adesso muoiono tutti, quindi. Sono rimasti là. No, non sono morti. Ok. Amici, uso solo lana, seta e pelle di qualità. Ciò che creo dura una vita. Guardate che perizia!
Non se ne trovano dei migliori, credetemi! Dai, 2000 mi serve. Forse se ti spezza. La liberazione di Roma è iniziata. Avete la mia gratitudine e il mio rispetto. Permettetemi di servirvi. Non posso trattenermi a lungo, amico mio. Devo occuparmi di un carico di vino per un vecchio qui. Diamo i soldi. Vi prego, state attento, messere. Non ci sono manco dei forzieri qua. No. Mannaggia, devo sbloccare prima la banca. Forziere. Dai, dimmi che ci sono 500 fiorini. 2177, ce la faccio. Era tipo 2027. C'è un modo per far la differenza anche noi. Borgia la stanno stuprando. Dobbiamo risvegliare le coscienze. Le strade vanno tenute sgombre. Sono anche specializzato. No, 2025. Allora, cavalli. Questo è un capolavoro di Baldovinetti! Fu lasciato al grande Domenico. Garantito a vita. Dunque vediamo il muro portante qui. Ottimo! Grazie a voi! Facciamo un momento! Tu mi parlo, Kiki!
male a qualcuno se va in giro così. Il consiglio rionale ricorda ai pellegrini in visita di fare attenzione alle sorpese. Il banchiere senese Agostino Chigi ospiterà un'altra grande festa della famiglia in onore della sua immensa fortuna. Amici, questa settimana praticamente regalo il mio lavoro. È inconcepibile in questa città. Eppure adesso che il prossimo sabato si terrà un grande torneo nei campi oltre San Lorenzo, fuori le mura. Sono promessi ricchi premi per tutti i vincitori dei giochi, oltre a una borsa di 2000 scudi d'oro per il cavaliere più valoroso e cortese. Ho rimedi tradizionali e medicamenti giunti dall'Arabia. Che ne dici? Consiglio rionale ricorda ai pellegrini in visita di fare attenzione alle strutture fogliarie. Cure, pozioni, veleni. Ucciderà tutti, anche se potrebbe volerci. Dov'è Pietro? Non saprei dirlo.
Ma Micheletto aspetta alla porta a est delle terme di Traiano. Ha in mente di far travestire i suoi uomini per far sembrare il tutto un incidente. Sarà lui a condurmi dall'amante di Lucrezia. Ezio, Machiavelli ci ha tradito. Vorremmo entrambi che non fosse così, ma è evidente. Adesso fa ciò che va fatto. Se non lo fai tu, lo faccio io. Senza i ladri della volpe, dovrò ricorrere alle mie reclute. Vi prego, io non ho fatto nulla. Francesco Troche, amico mio, ti mentirei mai? Tu hai rivelato a tuo fratello i miei piani di guerra per la Romagna e lui ha contattato l'ambasciatore di Venezia. Non è colpa mia. Io sono vostro servitore e alleato. Pretendi che ignori ciò che hai fatto solo in base alla nostra amicizia? Lo chiedo, non lo pretendo. Se vogliamo unificare l'Italia, ogni istituzione deve finire sotto il mio controllo. E se la Chiesa non si mette in riga, non mi resterà che annientarla. Ma sapete che lavoro per voi, non per il Papa. Ah, oh. Ne sei sicuro, Troche? Ormai ho soltanto un modo per saperlo con certezza. Volete uccidere me, il vostro amico più fedele? Naturalmente no. Mi lasciate andare? Grazie, Cesare. Non ve ne pentire. Guardie, date a Micheletto i costumi di scena. Lucrezia è mia. E di nessun altro. Assicurati che non vengano commessi errori. Obbedisco, Cesare. Ah, sì. Gettate il cadavere di Francesco nel Tevere. Cambiatevi e poi seguitemi alla rappresentazione. Capito? Vieni.
Ciao Jenna. Come stai? Da 38 minuti. Ma su Twitch o su YouTube? Su Twitch devi mettere la campanella, pure su YouTube, se no non ti arriva la notifica. E poi comunque Twitch a volte lo fa, sto fatto di non mandare le notifiche. Aspettiamo che si ricarica qua. Non lo so a che punto sto. Se ti ricordi la storia, abbiamo scoperto del tradimento di Machiavelli. Cioè, quella la volpe già aveva dei sospetti. E adesso abbiamo tipo la prova che ci tradisce. Adesso devo fare questa missione tutti con gli adepti, per questo. Non è lui. E chi è la spia? No, non me lo ricordo. Non è che non lo so. Cambiatevi e poi seguitemi alla rappresentazione. Capito? Questo è per te. Cazzarola, m'ha visto. Minchia, ma te lo ricordi così bene, ma li hai giocati da poco. Addirittura non l'hai giocato, minchia.
Cambiatevi e poi seguitemi alla rappresentazione, capito? Il tuo costume. Come identificato? Ah, che palle. Devo aspettare quindi che se ne vada quello. Cambiatevi e poi seguitemi alla rappresentazione, capito? Il tuo costume. Questo piglia di nuovo il cavallo, mo. Perché? Lol. Il Colosseo. Ah, sì, da quando ha aperto. Sto cercando Pietro. Sta recitando sul palco, signore. Uno dei miei uomini vi accompagnerà. Ricordate, io indosso la giubba nera. Proteggetemi e attendete il richiamo di Pilato al centurione per colpire. Devo raggiungere Pietro prima di lui. No, non mi dire che ha tempo, ti prego. Non mi fare questo. Ok, non è a tempo. Come 50%? Uso gli adepti per uccidere i bersagli. Ma si usano solo gli adepti. Io sono solo gli adepti per ammazzare le... Boh, non ho ucciso nessuno.
quindi è la volpe che è cattiva. Cioè che ci sta tradendo. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Diavolo, qual è la croce di Pietro? Udite, udite come prega Elia di portarlo via con sé. Aspettiamo di vedere se Elia scenderà davvero a prenderlo. La mia sete è grande, la mia sete è grande. Sì, ma non berrai più! No, che è sto fatto? Elimina i bersagli. No, dai, io odio le cose a tempo. Quali sono sti bersagli? Potente. So che è così. Lo so perché con le sue parole ha compiuto la profezia e lui si è manifestata la divinità. Centurione, sei soltanto uno sciocco e non... Ah, signore Dio, con quale cuore hai ucciso quest'uomo che vedo morto, appeso in croce, che mai fece alcun male? Di certo egli è il figlio di Dio. Che venga fatta una tomba in cui possa essere seppellito, poiché egli è il re della beatitudine. Giuseppe, sono certo che questi è il figlio di Dio onnipotente. Andate a chiedere il corpo a Pilato per farlo seppellire. Io vi aiuterò a deporlo devotamente. Pilato! Ti chiedo di concedermi la grazia speciale di questo profeta morto qui oggi. Lasciami portar via il corpo. Devo salire sul palco. Giuseppe, in buona fede, tutto è pronto. Se quel centurione dice che è morto... Chi era Micheletto? Non salverai Pietro. Il vino che ha bevuto era avvelenato. Come promesso a Cesare, ho fatto le cose per bene. Non sono ancora morto. Non sono qui per ucciderti. Chi è causa dell'ascesa al potere di qualcun altro è causa anche della propria distruzione.
No, dai, si è bloccato. Che cacchio? No, si è bloccato. Voglio morire. Si è bloccato. Che succede? Dov'è il buco? Che succede? Che succede? Sono ancora al 39%. Pensavo di stare più in là con la storia. Il tondolo dei GIF. No, di nuovo tutta sta tigitera. Palle. Oh, signore Dio, con quale cuore hai ucciso quest'uomo che vedo morto, appeso in croce, che mai fece alcun male? Di certo egli è il figlio di Dio, che vin cui possa essere seppellito, poiché egli è il re della beatitudine. Giuseppe! Sono certo che questi è il figlio di Dio onnipotente. Andate a chiedere il corpo a Pilato per farlo seppellire. Io vi aiuterò a deporlo devotamente. Pilato, ti chiedo di concedermi una grazia speciale. Di questo profeta morto qui oggi, lasciami portar via il corpo. Non ti bloccare, ti prego, non ti bloccare. Giuseppe, in buona fede, tutto è pronto. Se quel centurione... Non ti bloccare. Non salverai, Pietro. Il vino che ha bevuto era avvelenato. Come promesso a Cesare, ho fatto le cose per bene. Non mi uccidi? Non sono ancora morto. Non sono qui per ucciderti. Chi è causa dell'ascesa al potere di qualcun altro è causa anche della propria distruzione. Ok, non si è bloccato. Fatelo scendere! Questo non c'era nelle prove! Trattenete le guardie! Salva Pietro, non nuotare. Ecco! Siamo qui per aiutarvi! Fermate le guardie! No, io questo già sta ma... Che succede? Sta sta maluccio. Voi chi siete? Il vostro salvatore. L'hanno avvelenato. Quel pallone
Cantarella. Bevete questo. Presto! Dategli un momento. Mi sento un po' meglio. Le sanguisughe vi guariranno del tutto. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza. La chiave di Castel Sant'Angelo, subito! Di che cosa state parlando? Io sono solo un povero attore. Cesare sa tutto di Lucrezia e voi. Tenete. Va! Va, presto! Credevamo foste morto, Ser Ezio. Non ancora. Dove porta questo passaggio? A nord, fuori dalle mura. Lasciate che vada. Aiuto le truppe. Un momento. Tu eri a Villa Auditore durante l'attacco. Perché sei fuggito? Io... Sei tu il traditore, non Machiavelli. Lunga vita ai Borgia! Diavolo. Avevo ragione. Devo impedire alla volpe di uccidere Machiavelli. Il traditore. Cosa? Uno dei nostri uomini. Era alla villa durante l'attacco. Aveva con sé questa lettera. Mio Dio. Buone nuove? Più di quanto tu non creda. Ti sono di nuovo debitore, Ezio. Quale debito può esserci tra amici che si fidano l'uno dell'altro? Giusto. Grazie di avermi portato il messaggio in tempo. Vieni, Nicolò. È tanto che noi due non parliamo. So che alla rappresentazione al Colosseo c'è stato un fuori programma. Davvero? Pare che Gesù Cristo sia risuscitato con 3 giorni di anticipo. E vabbè. Se non mi buttavo però... Se non mi buttavo ci morivo male, cioè non fallivo la missione. Vabbè. Arrivo subito.
Buonanotte. Dio vi benedica. Amici, merci di lusso, prezzi incredibili! Così bassi che mi chiedo anch'io come faccio a campare! Volpe, come va a Roma? Molto bene, Ezio. L'esercito francese e quello del Papa sono allo sbando. È quasi l'ora, dunque. Raduna gli assassini e porta Claudia. Ora? Sì. Bel Colum Mumke. Ah, giusto, ero mutato. Il nostro credo sta in queste parole. Agiamo nel buio per servire la luce. Ero mutato. Siamo assassini. Claudia. Noi dedichiamo la vita a proteggere la libertà degli uomini. Mario, nostro padre e nostro fratello, un tempo sedevano intorno a questo fuoco, contrastando le tenebre. Ora, offro a te lo stesso onore. Unisciti a noi. Quindi non hai sentito il balletto quando ho fatto... Io e te non la vediamo allo stesso modo su molte questioni. Niccolò! Ma sei proprio ciò di cui l'ordine aveva bisogno. Hai guidato l'attacco contro i Templari e ricostruito la confraternita. Ora dobbiamo dare a Ezio ciò che gli spetta. La guida dell'ordine degli assassini. Ezio Auditore da Firenze. A partire da ora sei il mentore. Custode dell'ordine e dei nostri segreti. Laddove altri seguono ciecamente la verità, tu ricorda. Nulla è reale. Laddove altri sono limitati dalla morale e dalle leggi, ricorda. Tutto è lecito. Che cosa, non so se è colpa mia. Sì, fa delle scorreggine, non so perché. Idea? Ti ho sempre aiutato, invece. Sono stato io a portarti a... Sì, scorreggia. Sento anch'io. L'esplosione che ti ha fatto fuggire dal castello. E chi credi che abbia inviato i mercenari a proteggerti al Colosseo? Solo non lo sapevi. Maestro Machiavelli, Cesare è tornato a Roma. Non so perché fa le scorreggine. Aspetta, proviamo a fare così. Ma vedi, le continuo a fare. Il problema è che da quando ho aggiornato Windows, mi ha fatto l'aggiornamento, cosa che non dovevo fare, sto avendo sti problemi. Allora, vedi, perché non è...
Non è il video. Perché tipo qua, vedi, non parlano e si sente lo stesso. Proviamo a vedere se tipo è la porta HDMI. Si sente ancora? No, ma non si sente proprio più. Ma non si sente proprio più. Non si sente proprio più. Perché non si sente proprio più. Adesso mi dice addirittura che non trova niente. Che non trova niente, bella come sei. Però continua a fare le scoreggine. Configura il video. E qui non ho toccato niente. Ok, adesso si sente, ma non si vede. LOL. Ok. Adesso si sente. Bollino rosso? Bollino rosso. Adesso si sente e sembrerebbe anche senza scorreggine. Pensa che ho dovuto scaricare dei driver nuovi che andavano, cioè, perché quando ho provato a giocare non si sentiva proprio niente, si sentiva tutto così. Non smettere mai di dirmi come la pensi. Potrei adesso mai si sente ignorare bene l'opinione del mio consigliere più fidato. Uccidili, mentore. Finisci la tua opera. Ottimo consiglio. Un giorno scriverò un libro su di te. In quel caso, fallo breve. No, non ho fatto niente, questa è la cosa bella. Non ho toccato nulla. Cioè, l'ho semplicemente fatto ripartire. Scusa, ma tu l'audio da dove lo senti? Come da dove lo sento? Ho sentito le cuffie. Tu da dove lo senti l'audio? No, allora, uso una scheda di acquisizione per poterlo streamare su PC e vederlo sul computer e poter metterci in sovraimpressione tutte queste cose carine. Non so, vabbè. Perché senza ovviamente la scheda di acquisizione non potrei, cioè, vedersi solo lo streaming del gioco. Senza gli overlay, senza il fantastico bollino rosso, senza l'animazione di quando qualcuno followa, suba, eccetera, eccetera. Che tra l'altro sta scheda è pure abbastanza vecchia, infatti quando si è aggiornato Windows
ho detto ok, è partita la scheda, devo comprarne una nuova. E invece ho letto che praticamente era l'aggiornamento di Windows che dava problemi, e non pochi, e non soltanto alla scheda, ma anche ad altre robe dava problemi. Quindi grazie Windows per i tuoi fantastici aggiornamenti. Ah, che poi vuoi sapere una cosa curiosa? Io ho Windows originale, non ce l'ho craccato. Facciamo un nome. Inoltre, questa settimana nella mia bottega troverete interessanti lavori di liberale da colora. Come sei bravo che lo fai per passione. Non ho capito questo complimento. Sarà un complimento, non lo so, per dire che sfigato. Ricordatevi di visitare il mio magazzino giù al molo di Lima. Di là. Cosa, non è così inusuale avere Windows originale? Una decina di secondi. E magari provi a... provi. Le do del lei, signore. Prova a riavviare la live. Cioè, la pagina. Perché dovrebbe essere meno di 10 secondi. Dovrebbero esserci solo un paio di secondi di ritardo. Magari sei tu che stai andando in buffering. Uguale, ok. Aspetta un attimo che adesso provo io. Allora, Twitch. Impostazioni avanzate, statistiche video. Latenza 5 secondi e 50. 5 secondi e 14, 5 secondi. Eh sì, c'ho un ritardo più o meno di 5 secondi. Non è tanto, non è nemmeno poco. Tra l'altro qua mi dice sulla pagina di Twitch 5 spettatori, ma dove stanno questi 5 spettatori? Che ci sei solo tu. Boh. Va bene. Dalle statistiche mi dà 5 secondi. Lo puoi vedere pure tu comunque da quanto è in ritardo. Basta che clicchi sulla rotellina, quella tipo delle impostazioni sul video. Metti statistiche video avanzate. E devi leggere la voce dell'AI dallo stream. Quello ti fa vedere quanto ritardo c'è. D'iPad. E allora desisti. Non lo so se dall'iPad puoi vedere sta roba. Comunque se lo puoi vedere, cioè se dall'iPad ci sta sto simbolino, lo puoi vedere, altrimenti non lo puoi vedere.
se non c'hai l'ingranaggio. Prova a cliccare sul video, vedi se esce qualcosa. Se non esce niente è perché non lo puoi fare. Qualche malanno vi affligge, amico? Che simbolo c'è? Deve esserci tipo una... Hai presente l'icona quella del... Non le impostazioni... Allora, aspetta, guarda, dico, come si chiama? Perché dovresti vederlo. Se c'è la cosa delle impostazioni, forse lo devi, lo puoi vedere. Ma come si fa a passare? Allora, di rotellina. Ad ammirare i miei tessuti. Avanzate. Statistiche video. Mi dice sempre 5 secondi, 4 secondi e 99, più o meno siamo lì. 5 secondi di ritardo. Se non c'è questa voce, significa che purtroppo non lo puoi vedere. Insomma, tra l'altro ho anche l'impostazione per avere il ritardo al minimo. No, vabbè, figurati. Sei il mio unico spettatore, ti devo trattare bene. Perché non ti arrampi? Andare in giro così sarà un nuovo costume. I presenti non devono intervenire. Certo. Con lo squartamento dei criminali. Una volta legati alla sua cultura. Certo che mi gioco anche Revelation. Non farti individuare. Ma quello dipende dall'iPad. Quello non dipende, non dipende da me. Cioè, meglio dovessi provare a vedere anche qualcun altro per vedere se con gli stream di qualcun altro fa la stessa cosa. Dovresti provare ad abbassare la qualità allora. Tipo al posto di vederla a 1080 vedi la 720. Tanto non è che sto gioco abbia una grafica così elaborata. Che tu dici, no, mi perdo qualcosa, se no ti perdi un cacchio. Voglio vedere il Papa! Sua Santità vi attende nelle sue stanze in cima al castello. Togliti dai piedi! Trova la porta segreta.
pace discenda su di te. Allora, lì ce n'è uno. Aspettiamo che si ricarichi. Non lo so che faccio con Origins, è fino tipo al 17 se non sbaglio, che c'è l'offerta. Però, cioè, te l'ho detto, mi dispiace comunque shopparlo di nuovo, cioè non ha senso comprarlo di nuovo. Già ci ho speso fin troppi soldi. Piange proprio il cuore shopparlo di nuovo, sinceramente. Anche perché sono tipo 20 euro, cioè non è che è proprio così economico il fatto. Ma no, se trattassi le cose bene. Ma io le tratto benissimo, non so dove sta. Come ci arrivo là? Che palle. Non si tratta di trattare le cose bene o male. Si tratta che tengo la capa di merda e non mi ricordo le cose. Smettila. Smettila. Da un po', io non lo so. Come faccio ad arrivare lì? Riesco ad arrivare lì. Però lì vedo che tipo mi posso arrampicare. Come che ne sai? Non sei quello che io ho visto in walkthrough. Io sono bravo. Io sono bravo e tu sei scemo. Mancato poco.
mai detto di essere un pro. No, esce il 19. Esce venerdì. Non capisco. Avevo ordinato una scorta di cantarella ieri sera. Mi spiace molto, mia signora, ma l'ha presa tutta sua santità. Dov'è il Papa? Ha un incontro col Duca. Strano. Non mi aveva detto che Cesare fosse tornato. Quella donna mi crea un sacco di problemi. Perché non sono rimasto alle scuderie? Che bella famigliola che è il Papa. Esce venerdì, tra l'altro GameStop si è già preso tutti i soldini per la Collectors. Quindi adesso sto aspettando il messaggino che mi dica che me l'ha spedito, sperando che mi arrivi prima di venerdì. Però non so se lo streamo prima di venerdì, se vado in qualche... in qualche ban. Però se me lo spediscono allora mi arrivo prima di venerdì, che cioè, mica è colpa mia, no? E non vedo l'ora di giocare a The Last of Us. Non vedo proprio l'ora. Spero solo che non me ne penta. In genere quando ho l'hype a 1000 poi si rivela una delusione, ma The Last of Us no, dai. Mi hanno sgamato quelli. Aha! Ora non ci sfuggirai! Vaffanculo. Vaffan bagno. Lo devo salire sopra. Fermo, ho una domanda da farmi. Me la faccia, prego, me la faccia. Vabbè, capita. Capita anche migliore. Che sta accadendo?
Non capisco cosa intendi. I miei fondi, le mie truppe, spariti! Le difficoltà finanziarie possono colpire anche chi ha un esercito. Intendete darmi del denaro? No, affatto. Allora userò il frutto dell'Eden per avere ciò che voglio. Posso fare a meno del vostro aiuto, non mi serve. Questo mi è abbondantemente chiaro. Sei al corrente del fatto che il barone di Valois è morto? No, l'avete. E perché mai avrei dovuto ucciderlo? Con quale campione? Tramava contro di me insieme al mio brillante capitano generale traditore. Non sono costretto a sopportare tutto ciò. Hanno ucciso gli assassini. E perché non li avete fermati? E come potevo? Hai deciso tu di attaccare Monteriggioni, non io. Sarebbe ora che ti assumessi la responsabilità delle tue azioni. Dei miei successi, nonostante la costante interferenza di falliti come voi. Non andrai da nessuna parte. Se non ti ricordi il nome, descrivimi le abilità che faceva il personaggio. Fatevi da parte, vecchio. Se era un maschio, una femmina, un animale. Eppure non ti basta mai. Cesare, ha intenzione di avvelenarti. Quello con l'ascia, Darius, quindi. Non volevi sentire ragioni. Padre, non capite. Io ho il pieno controllo di tutto. Se voglio vivere, vivo. Se voglio prendere, prendo. Se voglio che voi moriate, voi morite! Dov'è il frutto dell'Eden? Smettila! So io dov'è! E perché non mi hai detto che l'avevo preso? Cesare, sono io, la tua regina. Tu sei mia sorella, niente di più. Dov'è? Non m'hai mai amata. Dov'è la mela? Dimmelo! Dimmelo! Beh, Darius non è tanto difficile da giocare. Devi andare tutto di Q, con la E trascini il nemico verso di te, con la W lo rallenti e infliggi danni, e poi una volta che gli hai... che l'hai colpito, mi pare, per 4-5 volte, inizia a sanguinare, usi la ulti e lo ammazzi. Molto bene, Cesare. Passerò da quella finestra. Voglio la mela! Ti faccio male? Dammi la mela! È mia, non tua! Voglio la mela! Oh, cazzarola. Saggia decisione, sorellina. Requiescati in pace. Vabbè, si devi imparare. Io so. So dove sta andando quel bastardo. A San Pietro. Al padiglione nel cortile. Grazie. Comunque aggiungimi su LOL, mi chiamo Drezzo se vuoi qualche volta perdere insieme a me. Dico perdere perché ovviamente tu, non sapendo giocare, sei scarso come una merda, perdiamo per colpa tua, non per colpa mia ovviamente. E come faccio ad uscire? Su LOL dico. No, scusate, fermi tutti, non ho capito il gioco. Dove esco?
Meno male che non è a tempo, sennò avevo perso da mo'. No, qui è chiuso. Bene, qui è chiuso. Ah, devo scendere. Assassino! Diamine. Mi occuperò più tardi di te. Hai la pistola, piglialo con la pistola. Cavolo, non dovevo ammazzare nessuno. Rip. Vabbè. Permesso. Dove minchia stai andando? Che mi conveniva chiamare il cavallo, forse. Non c'ho manco le bombe. Stavi cercando questa? È finita, assassino! Morrai per mano. Morrai? Wow. Guardie!
Guardie! Guardie! Non subire danni. Non posso subire danni adesso che c'ho la mela. Prendetelo! Me lo deve dire però che se uso la mela subisco danni. Cioè, è un po' stronzo così. Prima mi dici usa X per usare la mela. Non sta bene. È cattiveria questa. Rodrigo Borgia è morto. E Cesare? Avvelenato, ma vivo. Non dobbiamo permettere che riunisca i suoi seguaci superstiti. Saranno settimane cruciali. Col vostro aiuto gli darò la caccia e lo ucciderò. I miei pattuglieranno la città, ma ci vorrebbe un esercito. Ne abbiamo, Elmo. Li dovete trovare. Sono dappertutto e da nessuna parte. Non mi importa come, ma fatelo. Come possiamo da soli, signore? Dovete aiutarci. Io sono malato, idioti. Micheletto arriverà presto con le mie armate. E allora vedrete come muoiono facilmente gli assassini. Ti stai solo illudendo, buona Cesare. Visione, Genna. No, non lo so fino a che lo resto. Questa. Ti prego, signore, rispondi.
Come faccio ad eliminarlo, scusa? Come faccio ad ammazzarlo questo, scusa? Mi metto proprio vicino. Non muore. Cardinale sotto pressione ci ha rivelato che Cesare intende incontrare i seguaci dei Templari in campagna. Il cardinale partirà per l'incontro stanotte. E io lo seguirò. Accidenti! Vi prego, lasciatemi in pace! Pietà, mio signore. Non sono un uomo malvagio.
Unitevi a me e ci riprenderemo Roma. Abbiamo deciso di eleggere Papa della Rovere. Ci dispiace. Ma ho pagato per la vostra nomina. Roma non è più la stessa di prima. Il denaro dei Borgia non è più ben accetto. Vi pentirete di questa decisione! Un assassino! Via! I seguaci a pagamento vi offrono il loro sangue, ma quando cercate aiuto, vi si rivoltano contro. Guardie! Avanti! Ora ti ammazzo! I miei uomini dicono che Cesare sta radunando i suoi soldati migliori davanti alla porta principale di Roma. Riunite gli assassini. Lo affronteremo insieme. L'Italia intera sarà riunita e voi governerete accanto a me! Siete qui per il mio trionfo. Presto Micheletto giungerà con la sua armata, ma per allora voi non sarete in vita! Insieme per la vittoria! Vittoria agli assassini! I miei uomini non mi deluderanno! Sanno cosa li aspetterebbe in quel caso! Uccidetelo! Presto non sarai più di questa terra! Gloria per i miei Gracias.
tempi. Voglio che la parola assassino muoia con voi oggi. Getta a terra le armi, Cesare Borgia. Sento già le truppe di Micheletto in arrivo. Riconquisteremo la mia città una volta per tutte. Questa non è più la tua città. Per ordine di Sua Santità Giulio II, io vi arresto, Cesare Borgia, per i reati di omicidio, di tradimento e di incesto. No, 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 no! Non finirà così! Le catene non mi tratterranno! Non morirò per mano d'uomo! È stato il modo in cui l'ha detto. Le catene non mi tratterranno. Se ti preoccupa, c'è il modo di scoprirlo. No, è troppo potente. Bisogna nasconderla fuori dal dominio degli uomini. Che peccato. Nascondere un capolavoro dove nessuno lo potrà vedere. Eppure, e se stesse parlando sul serio? Non posso rischiare. Cesare aveva ragione, devo andarmene. E i tuoi amici? Ho creato la confraternita perché durasse, con o senza di me. Che cosa intendi fare? Piantare un seme. Tieni, un regalo. Se questo è un addio, allora tieni il denaro. Non lo voglio. Noi ci rincontreremo, hai la mia parola. Buona fortuna, amico mio. E tieni il denaro. Col tuo magro salario ne avrai bisogno. Già, il mio mecenate è stato arrestato. Hai fatto a trovarmi? La mela che hai rubato a Mario Auditore ha condotto qui. Uccidetelo! Uccidete l'assassino! Fate a pezzi quel maledetto bastardo! Servono munizioni. Servetevi pure! Ce ne sono parecchie sparse in giro. Cavallo si viaggia più rapido. Thank you.
più di me? Mico, Mico, stai rido. È un uomo morto! Cesare, sei in trappola ormai. Non hai dove fuggire. Fatti sotto, dunque! Io non posso morire. La fortuna non mi abbandonerà. Io sono il miglior combattente di tutti i tempi. Stai indietro. La sconfitta non fa per me. Un auditore non mi sconfiggerà mai. Roma! L'Italia, la Spagna, saranno tutte mie! Prendi questo! Ciò che fai è inutile, io conquisterò tutto!
Il trono era mio. Desiderare qualcosa non equivale ad averne diritto. Che ne sai tu? So che un vero capo serve coloro che governano. Io guiderò l'umanità intera verso un nuovo mondo. Che nessuno ricordi il tuo nome. Requiescati in pace. Non puoi uccidermi! Nessun uomo può uccidermi! Allora ti lascerò nelle mani del fato. Il trono era mio. Che ne sai tu? Io guiderò l'umanità intera verso un nuovo mondo. Non puoi uccidermi! Nessun uomo può uccidermi! Ci siamo. Il Colosseo. Andiamo. Saremo lì prima dell'alba. Un momento, quella porta... non mi pare di aver visto maniglie. Faccio un'analisi. Magnifico. Ora ci serve una specie di chiave futuristica. Sembra si apra con un meccanismo vocale. Non ho mai visto nulla di simile. Cioè serve una password. Prova a fischiettare la quinta di Beethoven. Dannata rete elettrica europea. Non possiamo esaminare i ricordi di Ezio per trovare la password. Dobbiamo trovare quella password. Ezio sa la risposta. Il problema è che è morto. Non riesco a credere che siamo bloccati qui. Ehi, forse ha a che fare con questo. Il simbolo è quello sulla porta della cripta. 1419, 1420 e 21. E se non fossero date... 1419, 1420. Oh mio Dio. Cosa? Dio. Avanti, parla! Va bene, va bene. Il tetragramma, i 72 nomi di Dio. Vedete? Sono tutti contenuti in tre versetti. Esodo dal 19 al 21. E sentite questa, vi piacerà. Riordinando le quattro lettere del nome di Dio nell'alfabeto ebraico all'interno del triangolo equilatero. La loro somma equivale allo stesso identico numero. 72. Ne sei assolutamente sicuro? Beh, questo è il motivo per cui lo dico a voce alta, Rebecca. Ma non sono ancora arrivato al bello. La costruzione del Colosseo è iniziata nell'anno 72. Abbiamo la password. Sean, prendi il furgone.
Déjà vu. Ah già. Andiamo. E noi che facciamo? Potreste aver bisogno di uno storico là sotto. Ha ragione Sean, le gallerie portano sotto il Campidoglio. Gli aiuterò a trovare un'altra entrata. Sta attento, Desmond. Guido io. Ah, non ci provare, l'ho vista la tua auto. Lucy, mi sto dirigendo verso l'entrata. Ok, bene. Se per caso vedi dei gladiatori, il mio consiglio è scappa. Grazie, me lo ricorderò. Può volgere la situazione a nostro vantaggio. Sono sicuro di sì. Deve. Cosa troveremo? Speriamo una mappa dei templi. Ce la darà direttamente la Mela. È così. Guarda, quello è Elvis. Ehi, magari stavolta ci andrà bene. Dedalo in muratura. Sembra un vero labirinto. L'ipogeo conteneva le celle dei gladiatori e le macchine che li portavano sulla superficie. Tutta la zona in cui ti trovi adesso in origine era coperta dalla sabbia. Buono a sapersi. Tanto che conosco la risposta. 72. Perché la data di oggi è così importante? Dobbiamo solo prendere la Mela e andarci. È il codice della porta. Qualcuno vuole assicurarsi che lo scopriamo. Sul terreno familiare. Thank you.
Affidiamo a questo spazio l'epilogo della nostra fine. Che venga scoperto da una persona meritevole. Che la guidi. Che determini i suoi progressi. Che salvi il mondo che ci lasciamo dietro. Chi sei? Che succede adesso? Niente. In principio fissammo le nostre verità sulla pergamena, sulla pietra, nei ricordi degli uomini. Questi si rivelarono troppo deteriorabili, distrutti dal fuoco, dalla fame, dagli allagamenti. Il mondo è nuovamente innocente. Innocente e ignorante. Arrivo. Ma dove ci hai messo? Che posto è questo? Santa Maria in Araceli. Vedete le colonne lungo le navate? Sorgono su rovine romane. Pare che questa chiesa sia stata costruita sopra un antico tempio di Giunone. Bello il soffitto. Ti piace il soffitto? Oh, certo che sei un'affascinante compagna di viaggio. C'è qualcosa lassù. No, allora noi restiamo qua giù, eh? A pregare o altro. Creammo per essere saggi. E ora sono la nostra unica fallace speranza. Loro. Sì. Quanto sono buggati i salti, ma dai. Ma avete distrutto i nostri strumenti. Voi li avete rivolti contro voi stessi. Noi abbiamo distrutto ciò che potevamo e nascosto il resto.
Che dritto devi andare? Perché non vai dritto? Oh, cioè mi devo mettere proprio così per farti andare dritto. Oh, almeno una scorciatoia, dai. Si è aperto qualcosa? Non tutto, quasi tutto. Ma basta poco per travolgere il mondo. Questo è un posto sicuro, eterno, per conservare oggetti, parole, saggezza. Ma non la vita. Ne avremo i mezzi. Ma il tempo. Il tempo ci logora. Possiamo distrarlo. Possiamo attraversarlo con lo sguardo. Schivare a sinistra quando colpisce a destra. Ma prima o poi ti raggiunge. È inesorabile. Non possiamo sfuggirgli. Non per sempre. Ok, ce l'ho fatta. Non cadere, mo. Ecco qua. Salve, non c'era nelle planimetrie. Desmond, vieni qui. Sto arrivando. Qualunque cosa sia, non serve a niente. È un vicolo cieco. Non ne sono sicuro. Ci vuoi uccidere? Devi sforzarti un po' di più, bello mio. Ci siamo. Ora la password. Sempre se Sean ha ragione. Ho sempre ragione. Ma quel vicolo cieco... Mai successo, sono stato frainteso. Che parli la nostra lingua. Dillo e basta. Ok. 72. La mela sembra stare al centro. Meglio scoprire dove sono quei templi. Assaggiare, toccare,
udire, ma non potrete sapere. Dopo, quando il mondo fu disfatto, provammo a ricostruirlo tramite il sangue. Provammo a farvi unire a noi. Sentiamo anche le parole, ma non si vede. No, sono caduto. No. Sali. Vuole che non devo fare tutto da capo. Cazzarola. Ecco, ho parlato. Perché ho parlato? Perché non mi sto zitto? Restare imprigionati. Sapere le cose come noi. Ti stiamo aspettando, Desmond. Tu verrai qui. L'attiverai. E saprai solo quando sarà troppo tardi. Avete sentito anche voi? Sentito cosa? Che chieda qualcosa. O che pensi a qualcosa. Sicuro di aver chiesto la cosa giusta? Lo conosco, conosco quel simbolo. Quello è un berretto frigio. Sta per libertà. E quello è l'occhio massonico. Questi due simboli si trovano insieme in un solo. Che succede? Non riesco a muovermi. Il tuo DNA si è unito alla mela.
Tu l'hai attivata. Liberatemi! Il 72esimo giorno prima del momento del risveglio. Tu, nato dai nostri lombi e dai lombi dei nostri nemici. La fine e l'inizio, colui che aborriamo e a cui rendiamo onore. Il viaggio finale ha inizio. Ci sarà chi ti accompagnerà oltre il cancello. Ella non ci è visibile. La croce oscura l'orizzonte. Che stai facendo? La via deve essere aperta. Non puoi sfuggire al tuo compito. La bilancia tornerà in equilibrio. Ti prego! Tu sei molto poco. Dobbiamo guidarti noi. Cessa ogni resistenza. No! Adesso. Risveglia il sesto. Vai. Da solo. Non me lo ricordavo proprio il finale così di... Sapevo che tipo la tizia era una templare. Che moriva. Però non mi ricordavo che uccideva Desmond. Poi bello come finisce, non ti fa capire un cazzo. È stato di shock. Non abbiamo scelta. Rimettilo nella macchina. Ma l'Animus gli ha fatto questo. Sono io l'esperto o no? Fallo. No. Skippo, c'è qualcosa? No, Totti non mi fa skippare. Beh, aspettiamo.
aspettiamo. Sembra quasi che va a tempo. Ah.
Che paura. Che paura. Io qui sono in attesa che finiscano i titoli di coda, ma niente. E ho finito il gioco, vorrei continuare a giocare, ma non mi fa andare avanti. Cioè, se premi i tasti non succede nulla. Posso fare solo riprendi e basta. E quindi aspetto. No, non li posso saltare. Ho premuto tutti i pulsanti. Non so se si sente che sto premendo tutti i pulsanti. Se premo il tasto con l'opzione mi dà riprendi generali e abbandono. RT, LT, RB, LB, A, B, Y, X, A e B insieme, X e Y insieme, A e X insieme, B e Y insieme, A e Y insieme, X e B insieme. Non so più che tasto premere. Il fatto è che sta andando così da parecchio tempo. Non mi ricordavo però nel finale che lui ammazzava la tipa. Cioè, mi ricordavo che la tipa. Non mi ricordavo che era in questo che ammazzava la tipa. Perché da quello che ricordo la tipa è un templare. Giusto? La tipa bionda. Praticamente finisce che lui raccoglie la mela. Si impossessano di Desmond, che non è più in grado di controllarsi, e con la lama celata gliela conficca nell'addome alla ragazza e finisce così. La tipa bionda, non lo so come si chiama, se si chiama Lucrezia, non lo so. La tipa bionda che sembra Veronica Mars. Aspetta. Si è ripreso. Ha ripreso così, come se non fosse successo nulla, però. Io pensavo ci fosse almeno un qualche cosa che spiegasse qualcosa. Perché non ti piace Revelation? Io ti vorrei dire mi piace o non mi piace, ma non me lo ricordo. Vorrei tanto dirti mi piace o non mi piace. Avete perso il set. Andatevene, idiota.
Io non me lo ricordo proprio, però Revelation lo inizio domani. Buona giornata. Più che altro perché così faccio proprio una seconda live separata. Mi piace fare le amicca Francesca. Sì, vabbè, ma pure questo qua era sempre la stessa cosa, eh. Cioè, non è che questo sia cambiato tanto. Vabbè, cambia l'ambientazione che c'è Roma. E hanno aggiunto sto fatto che puoi restaurare i luoghi. Però, cioè, in fin dei conti, cioè, Assassin's Creed è sempre Assassin's Creed. Passa su Odyssey. Ma Odyssey pure comunque l'ho finito. Cioè non mi ricordo che devo fare su Odyssey. Ah, ma ci devo mettere il disco però per giocare a Odyssey. Eccolo qua, Odyssey. Passa su Unity. Guarda, sto fatto che non trovo il disco, veramente mi triggerà male. Se vuoi passo a Sekiro, ma non sono un belvedere su Sekiro. Tipo, muoio già nel tutorial. No, però mi scoccio di mettere Odyssey perché devo togliere il disco, no, è un casino. Facciamo che stacco, va. Facciamo che stacco perché mi scoccio di togliere il disco, mettere il disco. C'ho davanti lo schermo, quindi devo togliere prima lo schermo. No, più che altro adesso che tieni da fare? Possiamo farci un game su LOL. Se c'è voglia, se no ciao. Addami su LOL. Mi chiamo Drezzo. Ovviamente ho tanta fantasia. Ti guardo. No, volevo giocare con te. Sto stacco la live, basta. Non posso giocare. Vabbè, allora buonanotte caro. Ti lascio con lui che balla. A domani, Jenna. Buonanotte.